Signore. Benvenuti a tutti, finalmente ci siamo. E questo forse è il primo messaggio che raccogliamo da questa giornata. Un posto nuovo implica che ci sono dei disagi. E quindi forse siamo sempre più radicati nelle nostre posizioni, perché quando cambiamo c'è sempre qualcosa che è da mettere a posto. E quindi oggi forse, abbiamo visto che con un attimino di pazienza e di coordinazione di lavoro di tutti, si è raggiunto e l'audio finalmente è arrivato ad essere quello che serviva a noi. E quindi chiediamo proprio oggi allo Spirito Santo di aiutarci a uscire da quelle zone di comfort, portandoci fuori, ma non fuori allo sbando, fuori esattamente nel posto dove Lui ci vuole portare. E quindi probabilmente tutti noi abbiamo in questo momento qualcosa che ci costringe, che ci tiene un po' contriti, o forse non pienamente così insoddisfatti, e può essere proprio questo, che noi siamo in una posizione che non è quella che è stata preparata per noi dall'eternità. E quindi oggi vogliamo dare un nostro amen incondizionato al Papa del Cielo, perché tutto sia scorrevole, proprio come un fiume che scorre e va verso la destinazione che deve andare senza opporre resistenza. Ci facciamo accompagnare nella grazia, nella benedizione e in questo amore straordinario di cui siamo testimoni. Amen. Amen. E allora da subito vogliamo ringraziare il Papà perché ha preparato una giornata meravigliosa, e oggi oltre a Corrado ci sarà anche Antonella Anghinoni, eccola lì, che per chi non la conosce lasceremo che possa esprimersi, e la conoscerete per esperienza, non per sentito dire, e lasciamo davvero che tutto sia nel nome potente di Gesù. Amen. Amen. E buona giornata a tutti. Allora, è bello stare di nuovo insieme, sì. Alleluia. Sì o sì? Sì o sì, sì. Allora, ci alziamo in piedi. Da quanto che no, Daniela, da quanto tempo è che non ci vedevamo? Novembre. Ah? Novembre. Ma dobbiamo recuperare tutti gli abbracci. So che diciamo qualcuno va un po', si intimorisce perché inizia il caldo, inizia il sudore, iniziano i profumi, no? Per come parleremo. Questa sera. Però la cosa più bella, credo che sarebbe, prima ringraziamo il Padre per questa bellissima opportunità che ci dà di ritornare insieme. Amen. Ah? Siete convinti? Amen. Qualcuno ha ancora il cannolo sullo stomaco? No, siamo Novara, cannoli non c'è. E la cosa, ci sono però, non è che sono, insomma. E ringraziamo il Padre per questo bellissimo ritorno insieme, perché gusteremo, ha avuto modo di conoscere la nostra preziosissima Antonella, che mi ha spiegato un pochettino quello di cui parlerà. Vi garantisco che sarà veramente un bel tempo insieme, e godremo e riceveremo veramente tantissimo, veramente tanto. E quindi ringraziamo il Padre per questo, anche per tutte le cose nuove che Lui ha preparato per noi, per questo tempo. So che diversi di voi siete qui, magari chi un po' più appesantito del solito, chi un po' più preoccupato del solito, chi un po' più entusiasmato del solito. La cosa importante è che siamo qui, ok? Siamo qui, e la cosa bella è che quando c'è la presenza di Dio, ogni cosa può accadere. La presenza di Dio non si può creare, la presenza di Dio non si può contraffare, o c'è o non c'è, e quando c'è può succedere qualunque cosa. Amen. E quindi voglio chiederti di prendere la mano della persona che è accanto a te, e con tutto il cuore, noi non dobbiamo chiedere che lo Spirito Santo venga, Lui è già qui prima di noi, è Lui che ci dà il benvenuto, non noi a Lui. Non dobbiamo onorare l'ospite d'onore, perché lui non è un ospite, lui è il padrone di casa. Se fosse un ospite sarebbe un vero guaio, che l'ospite dopo 3 giorni... Quindi lui è il padrone di casa,
ok, ed è Lui che ci accoglie. Non siamo, dice Paolo, noi non siamo ospiti, noi siamo concittadini dei santi. Noi siamo a casa. Grazie all'entusiasmo, siete fantastici. Siamo concentrati. Questa sera ogni cosa è possibile. Non perché c'è qualcuno in particolare, ma semplicemente perché a volte lo stare insieme, il pregare, il cantare e staccare dai pensieri di casa e lasciare il proprio comfort, zona di comfort, e stare in un ambiente magari dove c'è un po' più caldo, quindi siamo qua per scelta. Non siamo qua semplicemente perché è comodo, ma siamo qui perché desideriamo ricevere con tutto il nostro cuore. Quindi quando c'è un'aspettativa, lo Spirito Santo opera, che okay? Lui è presente in ogni luogo e in ogni tempo, ma non si manifesta dovunque. Lui si manifesta dove c'è fame, ok? Lui è presente ovunque, ma si manifesta dove c'è desiderio di Lui, dove c'è fame, dove c'è voglia, dove c'è fede, dove c'è un grido sincero dal cuore. Quindi quello che noi vogliamo fare qui stasera è chiedere che Lui si manifesti. Amen. Perché? Perché abbiamo fame di Lui. Amen. Amen. Preoccupiamoci quando non abbiamo più fame. Alleluia. Padre, noi ti ringraziamo con tutto il cuore questa sera per questa opportunità straordinaria e meravigliosa che tu ci dai di stare insieme ancora una volta insieme, come famiglia, come corpo. Grazie Padre, grazie perché tu desideri benedire la nostra vita più di quanto noi desideriamo essere benedetti. E grazie perché tu desideri trasformare la nostra vita più di quanto lo desideriamo noi. Ed è per questo che Padre, noi alziamo le nostre mani verso di te e ti chiediamo di parlare ai nostri cuori, di manifestarti nella nostra vita. Abbiamo fame di te, abbiamo desiderio della tua parola, abbiamo desiderio del tuo spirito, abbiamo desiderio che tu faccia una cosa nuova nella nostra vita. Amen. Riconoscendo tutte le cose belle che hai fatto nel passato, Padre, ma noi riconosciamo che tu puoi ogni cosa nuova in ogni tempo, in ogni istante. E grazie perché non solo fai cose nuove, ma ci dai occhi nuovi per vedere le cose che tu fai. E per questo noi ti ringraziamo con tutto il cuore, Spirito di Dio, per come tu operi, per come tu lavori dentro di noi. Grazie per come scaverai e scaverai profondo. Grazie per come leverai ed eliminerai tutto quello che è in più, tutto quello che non serve, tutto quello che è vecchio, tutto quello, Padre, che è inutile, che sia tolto dalla nostra vita, tutto ciò che è opera d'uomo, che sia miseramente abbattuto e distrutto e che possa rimanere solo ciò che è tuo ed edificato da te. Ed è per questo che noi vogliamo lodarti e ringraziarti con tutto il cuore. Caro Spirito Santo, parla nei nostri cuori come una freccia che lanci nel bersaglio del nostro cuore, così vogliamo ricevere la tua parola, e come un balsamo sparso e versato sopra delle ferite, sopra un corpo che langue, noi ti ringraziamo perché questa sera tu, Spirito Santo, guarirai e ristorerai le nostre vite. E noi ti ringraziamo per come nuovi canti usciranno dalle nostre labbra, e grazie per come usciremo da questo luogo vedendo le cose in maniera diversa e parlando di profumo odoreremo noi in maniera diversa, e saremo noi anche ad odorare altri e altro in maniera diversa. Amen. Darci questo, Spirito Santo, darci questo, te lo chiediamo con tutto il cuore. Cambia le nostre vite, liberaci dalla religione, facci vivere, permetterci di vivere la realtà del tuo regno, il soprannaturale come la cosa più naturale che esista al mondo. Grazie Padre con tutto il cuore, grazie per quello che fai, grazie per come parli alle nostre vite e grazie per come opererai in profondità, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Abbraccia almeno tre persone, almeno tre, una che conosci, una che non conosci, una che ti fa tremendamente antipatia. Benedicila dal profondo del cuore. Alleluia. Dai, magari anche più di tre, dai. Anche più di tre, dai. Cerchiamo di essere così fiscali, mamma mia. Thank you.
sì, tu sei il re. Yeah.
proprio l'invito che ci stai facendo
lasci andare nell'amore. Oggi è una giornata nel quale tu rimetti in ordine tante relazioni, Signore. E proprio la paura di soffrire, la paura di sbagliare, e tante paure alla fine ci tengono sulla soglia di quello che è il motivo principale di quello che tu sei e di quello che tu fai, di questo amore, Signore. Signore, noi ti benediciamo perché sei davvero straordinario, e anche se noi ci arrendiamo, tu non ti arrendi. E io voglio dirtelo personalmente, e voglio che ogni fratello che si vuole accodare, dirti il mio amen, Signore. Se ci sono ancora situazioni nel quale non sono andata oltre, perdoni di rilasciare, Signore, ogni cosa, perché questo fiume davvero possa scorrere senza limiti e senza freni, Signore, nella potenza, in quella potenza rigeneratrice che ha già generato il cielo e la terra, Signore, e oggi proprio davvero può creare questo cielo nuovo e questa terra nuova in te. Tu sei benedetto, Signore, ora e sempre. Alza le tue mani, dai, cantiamo. Mio tesoro sei tu. La mia serenità, la mia speranza, la mia regalità, il mio tesoro sei tu, non mi hai mai abbandonato, anche quando è arrivato l'uragano, ti sei stato vicino, mi hai preso per mano tu. Mi preso per mano.
Chiedere lo Spirito Santo, non avere paura di chiederglielo.
di ciò che sanguina ancora. C'è ancora tanto che lo Spirito Santo deve fare nella tua vita. Se il nemico è riuscito a fare grandi cose, purtroppo nel passato, lo tuo Padre Celeste farà grandi cose nel tuo presente, nel tuo futuro. L'opera del Padre nostro supera di gran lunga quella del nemico. Il ladro viene per rubare, uccidere e distruggere. Ha detto Gesù, ma io sono venuto affinché abbiano vita e vita in abbondanza. Un'abbondanza che nessun ladro potrà mai rubare, né uccidere, né distruggere. La realtà del regno di Dio è la realtà. Nessun demone, nessuno spirito potrà mai sfidare, potrà mai eguagliare. Non temere, ti dice il tuo Dio, ti prendo per mano, ti prendo per la mano destra, ti accompagno, ti porto avanti, sotto l'ombra delle mie ali troverai rifugio, guarderai trionfante sui tuoi nemici e giubilerai e canterai e ricorderai questa parola. Che io faccio nella tua vita, quello che faccio in questo tempo, sarà raccontato alla generazione a venire. Generazioni che verranno, ascolteranno delle meraviglie fatte nella tua vita, fatte in questa generazione, fatte in questa nazione. Semplicemente credi, tu vedrai.
parole portano guarigione dentro di noi. Chiudi i tuoi occhi, chiudi i tuoi occhi. Ripetute con piena convinzione, nella loro piena profondità. Dichiariamo ancora per qualche istante la fedeltà del Padre nelle nostre vite. Lui è fedele, non a noi, Lui è fedele prima di tutto a se stesso. Lui non è fedele alla nostra fedeltà, Lui è fedele al suo amore per noi. Lui è fedele alle sue promesse per noi. Lui non può rinnegare se stesso, per questo rimane fedele. Dichiarare la sua fedeltà nelle nostre vite ci libera da quel senso di inferiorità, quel senso di inadempienza costante e continuo. Ti permette di perdonare te stesso, te stessa, per i tuoi errori, per le tue cadute, per i tuoi sbagli. Dichiarare la fedeltà del Padre nella tua vita significa dichiarare che sei pienamente, perfettamente amato, amata, sempre al centro della sua attenzione, sempre al centro dei suoi desideri, del suo cuore, come la pupilla del suo occhio, preziosa. Dichiarare la sua fedeltà nella tua vita ti libera da ogni forma di rigetto, da ogni senso di rigetto ricevuto dai tuoi genitori, dai tuoi familiari, dai tuoi colleghi, dai tuoi amici, dal tuo ex. Dichiarare la fedeltà del Padre nella tua vita ti permette di vederti come Lui ti vede, straordinariamente amato, grandemente benedetto, voluto da sempre, desiderato, prima della fondazione del mondo. Non sei stata una sorpresa quando sei arrivato in questo mondo. Quando sei stato partorito o partorita, Lui ha detto: finalmente è arrivato. Tu farai una via dove via non c'è. Tu farai una via, la farai per me. Ciò che tu hai promesso, dall'asma in questo momento, ogni problema di respirazione nei tuoi polmoni, ogni forma di allergia, nel nome di Gesù ricevi guarigione in questo momento, nel nome di Gesù ricevi guarigione, ringrazia il Padre, ringrazia il Padre, Lui ti libera ora, Gesù Cristo ti sana ora. Persona accanto a te, Lui è così. Dillo alla persona accanto a te, Lui è fedele. E Lui è fedele con te, diglielo, diglielo. Vogliamo ringraziarti anche per
la collaborazione di ogni fratello nell'organizzare questi eventi. Adesso le sorelle passeranno per chiedere, per chi lo vuole, chi si sente di collaborare con un'offerta. Ti benediciamo e poi dopo ci prepariamo ad ascoltare Antonella Ghinoni. Alleluia, in questa pausa condivido con voi un canto nuovo, qualcuno già l'ha... C'è un canto nuovo che volevo... Pregate, vi chiedo di sostenerci perché stiamo iniziando, se Dio vuole... Non saprei io ancora, però abbiamo... A luglio, se Dio vuole, inizia a registrare un nuovo CD. Qualcuno ha già sentito questo canto, si intitola Alla faccia del diavolo, no, è tra virgolette. Conto le ferite che la vita è inflitto. Che sconfitto, ho voglia di cantare, non posso stare zitto. Ci tengo a raccontare che lui in me ha vinto. Lui ha vinto in me, sono innamorato per ieri, nonostante le difficoltà, la sua pace non prende. Mi sostiene nella verità, lui al centro dei miei desideri, sempre avanti lui mi porterà, solo per lui io troverò la forza per guardare in faccia alla realtà. Ogni cicatrice testimonianza che mi ha trasformato il mio lutto in danza. Quando il vento è forte e mi soffia contro, io alzo la mia vela e dico sono pronto. Sono innamorato per di ieri, nonostante le difficoltà, la sua pace oltre i miei pensieri, mi sostiene nella verità. Lui è il centro dei miei desideri, sempre avanti lui mi porterà, solo in lui io troverò la forza per guardare in faccia la realtà. Nel nome di Gesù, ogni gigante si è abbattuto. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Sono innamorato più di ieri, nonostante le difficoltà, la sua pace oltre i miei pensieri, mi sostiene nella verità. Lui è il centro dei miei desideri, sempre avanti lui mi porterà, solo in lui io troverò la forza per cambiare la mia realtà. Vi presento Antonella Ghinoni, un applauso. Questo è un applauso in fede. Però cito una sorella che mi ha detto una cosa, e questo per me vale un po' come discernimento, no? Noi sentiamo tante predicazioni, ormai anche internet ci porta proprio a portata di mano tutto.
Però io mi chiedo, quando ascolto una predicazione, cosa mi è rimasto? Che cosa mi è rimasto di quello che ho sentito? Cioè, veramente, le parole che sono state annunciate avevano una profondità che è riuscita a colpirmi dentro. E se devo dire quante persone che il Signore usa per portare la sua parola, che lasciano un segno nella mia vita, veramente le conto non su due mani, ma su una mano. E oggi io ricordavo ad Antonella, quando l'ho conosciuta, l'abbiamo ricordato 2009, sì, a Fiuggi. Lei è stata presentata da una sorella di Padova, lei è di Verona, adesso vi dirà lei qualcosa di sé, e lei ci aveva parlato di che cosa, non lo so. Lo so perché oggi le l'ho detto, ma mi è rimasta una parola, che quella parola ha cambiato la mia vita. Lei mi ha detto, o meglio ha detto a tutti noi, che io e voi siete la secolla di Dio. Ve lo ricordate? E questa cosa ha cambiato la mia vita, sapere di essere il popolo. Vieni, benvenuta. Il popolo particolare del Signore. Mi ha fatto sentire un onore, una predilezione da parte del Padre del Cielo, che ha cambiato la mia vita. Ecco, e dopo tanti anni... dopo tanti anni, questo piccolo seme ha fatto crescere in me, anche grazie a Corrado, che benedico grandemente anche lui insieme ad Antonella, la consapevolezza di essere un figlio amato, che appartiene a lui, suo erede, e capace davvero di poter vivere tutta la grandezza del regno che Dio ha preparato. E questo penso vale per molti di noi. Diciamo che non ho più niente da dire, lasciamo che possa dire lei. Antonella. Ragazzi, riuscite a proiettare? Questo è spento, grazie. Quello è spento. Aspetta, non c'è più da dire. Sì, sì. Allora, intanto che accendete tutto, la prima, vero? Oggi vi parlerò del profumo della Bibbia. Io preferisco parlarvi della Bibbia che parlarvi di me, perché la Bibbia è molto più interessante, giusto per capire. Notare una cosa della nostra organizzazione. Ah, fantastico, una scala, abbiamo una scala, e questa super donna, che è perfetto, forte. Vediamo, l'hai acceso? Sì, perfetto. Allora, oggi mi hanno chiesto di che cosa vuoi parlare. Di che cosa vuoi parlare? C'è un argomento di cui se ne parla davvero molto poco, lo vedrete, molto molto poco, che è il profumo nella Bibbia. Perché generalmente il profumo noi lo riteniamo qualcosa per la bellezza delle donne, una cosa insomma futile. Invece io, studiando, ho scoperto delle cose molto belle, molto importanti, ecco perché le condivido con voi, ma diciamo che l'idea è partita quando ero a Gerusalemme, quando sono entrata al Santo Sepolcro e ho visto delle persone che ungevano inginocchiate una pietra. E subito ho detto, ma cosa stanno facendo? Stavano ore, sapete? Inginocchiate a ungere quella pietra. Era la pietra dell'unzione di Gesù, su cui Gesù è stato unto con mirra e aloe, con 30 kg, ricordate, un bel po' di mirra e aloe. Allora ho detto, senti, io voglio sapere che cos'è questo profumo? E sono andata alla ricerca. Allora, la Bibbia parla tantissimo di profumo, e noi adesso lo vedremo, e anche la tradizione rabbinica. Vi dirò una cosa piccola piccola anche della tradizione rabbinica, perché insomma Gesù, che lo vogliamo no, è ebreo, ok, che lo vogliamo no, ecco. Bisogna accettare che se l'incarnazione è quella, è nato in un popolo con una lingua e in una terra, ok? Adesso, prima di entrare nella Bibbia, abbiamo tutti fatto la preghiera di lode, però anch'io ho bisogno di connettermi. State seduti. Gesù, ti chiedo in modo speciale oggi,
di passare in ognuno di noi. Te lo chiedo, Gesù, davvero di passare nella nostra mente, nel nostro cuore, di portare pace, vita e gioia. Te lo chiedo, Gesù, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Bene. Quando con i bambini parlo del segno di croce, perché vi è stata fatta una cartolina. Quella cartolina sono i libri che io ho scritto per i bambini, ma è sulle donne della Bibbia. Allora, quando parlo con i bambini, faccio il segno di croce con calma. Oh, si è acceso. Si è acceso, ma va o non va? Non so, sorspound c'è scritto. Non va? Ah, non si è cavo attaccato, però io avrei bisogno dei testi comunque, perché se non lo vedono loro, io però avrei bisogno di vedere il PC, perché ci sono testi, o se no fare tutto, bravo, provo a fare tutto a braccio, non c'ho niente stampato, ma le traduzioni dall'ebraico non le so tutte a memoria. Non c'è il cavetto che collega col PC? Allora, ascolta un attimo. Avete un PC da collegarmi qui che io vedo i testi? Me lo mettete qua, almeno io vedo solo i testi, bravo. Io vedo i testi, mi metti un tavolino piccolino, intanto io spiego e inizio a spiegare il profumo, poi così almeno li vedo io. I quadri ve li dico e li vedrete, perché ho già copiato le conferenze nel PC, quindi potete averle tutte, perché ogni slide di testo io metto anche un quadro. Perché così uno si ricorda quello che racconto, no? Con l'immagine. Allora, perché il profumo nella Bibbia? Allora, cominciamo dal Santo Sepolcro e poi un giorno un rabbino mi ha detto, è scritto nel Talmud, sapete questa cosa? Lo sai che l'olfatto è l'unico senso che non ha peccato? Io ci ho pensato, ho detto, ma come è l'unico senso che non ha peccato? Provate a pensare, quando c'è puzza, voi cosa dite? Che puzza, perfetto. Quando c'è profumo, e no, e questo è importante capire perché non ha peccato e l'ho fatto. Quando c'è profumo, cosa dite? Questo profumo mi piace o non mi piace, giusto? Però dite che è un profumo, giusto? L'olfatto dice sempre la verità. Il peccato è menzogna. L'olfatto non mente mai. Tu non menti mai con l'olfatto. Ecco perché tutti i nostri altri sensi hanno peccato e l'olfatto no. Quindi già da qui capiamo quanto è importante. Dimmi tutto. Ma devo macchina a prendere il caletto. Non ti preoccupare. Questa sera, dai, questa sera, adesso vediamo qua. Arrivo subito. Va bene, sta sereno. Sta sereno che andiamo avanti qua. Allora, io qua riesco ad andare avanti, riesco anche a vedere. E l'olfatto è l'unico senso che non ha peccato, ricordiamoci questa cosa perché è molto importante, il tatto, la vista. Qual è il senso che pecca di più in realtà? Gli occhi. Brava, brava! Gli occhi. Perché? Perché c'è un motivo, eh? Perché hatat in ebraico, peccato, significa illusione ottica. Cosa vuol dire illusione ottica? Avete presente giocare a freccette? Tu pensi che quella cosa lì ti faccia felice, in realtà stai sbagliando bersaglio. Chiaro? Questo è l'illusione, ecco che cos'è l'illusione. Invece l'olfatto, che è il senso più interno in assoluto dell'uomo, l'olfatto è il senso più interno, dice sempre la verità. Allora, già da qui possiamo capire perché nel mondo ebraico l'Avdalà, vi dico una cosa bellissima, è una benedizione che si fa alla fine del sabato con i profumi anche, non a caso anche col vino, perché il vino è importante, non a caso Gesù ha fatto l'ultima cena per fare il vino, ecco, ma anche con i profumi, e annusano queste spezie perché l'anima ha bisogno di un'aggiunta, e quindi il profumo fa bene all'anima.
cominciamo a pensare, vedete, da cosa futile a bontà, bellezza per l'anima, ok? C'è un salmo che vi volevo dire, perché vi voglio leggere anche due cosine piccole piccole di ebraico del salmo, che lo conoscete tutti, salmo di Davide, 140 nel greco, 141 in ebraico. Sapete cosa vuol dire 140-141? Quando aprite la Bibbia, vedete che ci sono due numeri per i salmi? Sapete cosa vuol dire sta roba? Perfetto, ok, no, così la spiego, se non lo sapete cosa vuol dire, la spiego perché ha un senso. Vuol dire che quando è stato scritto in ebraico, nel testo masoretico, voi che lo date, sapete come si chiama il libro dei salmi in ebraico? Tehillim, vuol dire libro delle lodi. Lodi. I salmi sono lodi. È importante perché voi che avete nel vostro carisma, si può dire, la preghiera di lode, dovete sapere che il verbo tefillah viene dal verbo lodi, è alal, è lodare. Quando voi in chiesa dite alleluia, state parlando ebraico. Perché è un verbo alal, è il verbo della lode. Allelu, alleluia, è l'abbreviazione del tetragramma sacro. Chiaro? Alleluia, è la lode. Allora, Tehillim, i salmi che Gesù recitava, chiaro? Perché Gesù, guarda che diceva i salmi, eh? Anche tutti gli apostoli dicevano i salmi, eh? Anche i discepoli, tutti dicevano i salmi. Quando vedete che Gesù stava pregando con gli apostoli, che preghiera faceva secondo voi? Bravo, i salmi! I salmi, oh, perfetto. Poi dopo Gesù ha insegnato anche la sua alakà, che sarebbe il Padre Nostro. Questa è una preghiera speciale della sua comunità. Però i salmi era la preghiera di tutto il popolo. Quando voi vedete scritto un numero, vuol dire in ebraico. Poi quando l'hanno tradotto in greco, ecco perché vedete due numeri. Alcuni salmi li hanno spezzati, alcuni li hanno uniti, quindi cosa succede? I numeri sono aumentati. Bravo, aumentati. Però alla fine, attenzione. Bravo, sono sempre 100 e basta. Chiaro? Alla fine sono sempre 150 i salmi. Perfetto. Io me ne leggo uno, sottolineandovi due cose. Salmo di Davide. Signore, a te grido, accorri il mio aiuto, porgi l'orecchio alla mia voce quando ti invoco. La mia tefillà, che è la mia preghiera, sia davanti a te come incenso, le mie mani alzate come sacrificio della sera. Che cos'è la preghiera? Noi spesso parliamo di Dio, ma non parliamo con Dio. Questa è la preghiera, eh? È il dialogo con Dio. È il dialogo con Dio, questa è la preghiera. Ma che la mia preghiera sia come incenso, e qui il termine usato non è lebonai, in ebraico si dice due modi, incenso, ma ketoret. Ketoret è una mistura. Voi sapete, e adesso ci andiamo in Esodo, che Dio ha dato la ricetta a Mosè, una ricetta per farsi un profumo solo riservato per le cose di Dio. È molto importante questa cosa. Vado avanti. Questo è il Salmo 140-141. Incenso, il termine lebonà, in ebraico, vi dico una cosa piccola piccola, visto che a Daniela piacciono queste cose di gematriali, mistica ebraica, però è interessante perché ha lo stesso valore numerico di magen, che in ebraico significa scudo. Per gli ebrei l'incenso, provate a pensare quando si incensa tanto, avete presente le nube di incenso? Che cos'è lo scudo? Ciò che ti protegge in guerra.
Perché noi a volte su questa vita, non so se vi siete accorti che siamo in guerra. Siete accorti? Perfetto, ecco. Allora, ecco, lo so, perché magari qualcuno... No, io dico, ormai faccio le conferenze dicendo, prima del Covid nessuno si era accorto che dovevamo morire. Adesso col Covid finalmente si sono accorti che dobbiamo morire. No, perché, cioè, capito, sembra una roba, dobbiamo morire. Anche prima, eh? Sì. Anche prima? No, ve lo assicuro. Solo che prima cosa facevano? Allontanavano l'idea della morte sempre, perché molto interessante la cosa, si allontanava questa idea, così tu vivevi consumando tutto, usando, consumando, non c'era il dopo. Adesso invece la gente ha cominciato a aver paura, oddio devo morire, ho detto benedetto dal Signore, tutti dobbiamo morire. Ma voi sapete le telefonate che ho ricevuto io di persone che mi dicevano, anche persone importanti, ma devo morire? No, dicevo, ti annuncio una grande gioia, tutti dobbiamo morire, no? Cioè, questa è, tutti ragazzi, tutti, come diceva Totò nella Livella, tutti dobbiamo morire. Allora, la preghiera, l'incenso come scudo, ti stanno dicendo nella mistica ebraica che il profumo di Dio ti protegge. Protegge la tua anima, è questo che è importante. E non chiamatelo, perché una volta, se io sono indignata per una cosa ultimamente, solo per un paio di cosine piccole piccole, che il termine salvezza, perché è un termine biblico salvezza, ok, giusto, non si poteva usare perché era fuori moda. Dopo cosa è successo? Titoli sui giornali, non vi dico che cos'è la salvezza. Sapete cos'è la salvezza? La salute è una cosa, la salvezza è un'altra. Ok? La salute è una cosa, la salvezza è il rapporto con Dio. Questa è la salvezza. Nella Bibbia la salvezza è il rapporto con Dio, qui sulla terra ma anche di là dal cielo, è continua questo rapporto con Dio. Quindi è importante questa cosa, non usatemi il termine salvezza nient'altro che per Dio, perché niente è salvezza se non Dio, niente e nessuna cosa è salvezza. Chiaro? La salvezza è la salvezza dell'essere umano, corpo e anima intero, non separato, ecco questa cosa. Andiamo avanti. Allora, qui io vi ho messo del profumo nella Bibbia, vi ho messo una frasetta anche di Bobin, che mi piaceva tanto. Christian Bobin è un poeta e ha scritto un libricino molto piccolo ma molto bello, Francesco e l'infinitamente piccolo. E una delle frasi in cui lui descrive la Bibbia dice così: la Bibbia è un libro fatto di molti libri, è vero, sono 73, e ciascuno di questi vi sono molte frasi e in ognuna di queste frasi molte stelle, olivi e fontane, asinelli e alberi di fico, campi di grano e pesci e il vento, ruach. Il vento, sapete bene che è anche lo spirito, stesso termine in ebraico. Dovunque il vento della sera, il rosa della brezza mattutina, il nero delle grandi tempeste, i libri di oggi sono libri di carta, i libri di un tempo erano di pelle, la Bibbia è il solo libro d'aria, un diluvio di inchiostro e di vento, si prende il vento fra le mani e istantaneamente ci si arresta, come al principio di un amore, appagati. Allora ti sta dicendo che la Bibbia è parola e spirito, e in questo spirito c'è tanto profumo, perché c'è un profumo che inebria in queste lettere. Io vorrei cominciare dal giardino. L'inizio, voi sapete bene, scitti in principio. Dio cosa fa in principio? Dio creò, è usato solo per Dio. Dio creò i cieli e la terra, Genesi 1. Genesi 2, vi ricordate Genesi 1? Dio disse fu,
la parola realizzativa. Genesi 2 cosa fa invece Dio? Plasma, giusto? Fa il vasaio. Prima plasma dal Adama, cioè la terra, col verde suolo, plasma Adam, il terrigno terrestre, poi fa il chirurgo, giusto? Perché in Italia il lato, no? Lato, costola, zelà vuol dire lato, lato della casa, lato del tempio, questa è la costola, e forma la donna per stare di fronte, l'essere che sta di fronte, questo è importante. Poi cosa fa Dio? Gli fa un giardino, e nel giardino ci mette questo, ogni albero di grande alla vista, bello da vedere, con frutti buoni da mangiare, e in questo giardino in cui scorre intorno alla terra di Avila, dove c'è l'oro, oro, e in quella terra c'è la resina odorosa e la pietra dolce. Dio, dal primo momento della creazione, nel giardino ha messo oro e profumo, la resina. Sapete, la resina esce dall'albero quando l'albero è ferito come difesa, giusto? Dove nascono i nostri profumi? Dalle nostre ferite. È interessante perché nella natura noi vediamo che cosa succede davvero. Allora, in Genesi, quindi, nel giardino c'è questo profumo bello, secondo i rabbini, e Adamo ed Eva giravano nel giardino liberissimi, solo un albero non potevano mangiare, no, che vanno a mangiare proprio quello, lo sappiamo la storia, però nella storia, quando sono stati cacciati perché hanno mangiato proprio di quell'albero, quel frutto, c'è una leggenda rabbinica che dice che Adamo ha rubato un mazzetto di mirto. Sapete cos'è il mirto? In Sicilia fanno anche il corino di mirto, buono, buono. Ecco, il mirto, secondo gli ebrei, ecco, loro si sono rubati e dicono che il mirto contiene tutti i profumi del giardino dell'Eden, ok? Perfetto. Quindi avevano messo tutto il mirto, che cos'è? Che ha un profumo intenso e profondamente aromatico, rassicura lo spirito, scaccia la rabbia, l'hanno anche studiato a livello psicologico, scaccia la rabbia, quindi se siete arrabbiati hanno usato un po' di mirto che fa benissimo, è il profumo della serenità e dell'essenza stessa dell'anima. Ecco perché c'è questa leggenda rabbinica molto interessante sul mirto. Sì, perché i profumi servono, sapete, servono per la nostra anima. E adesso andiamo in Esodo. Allora, Genesi, sin dall'inizio del giardino ci sono profumi, poi in Esodo succede una cosa incredibile, che Dio parla con Mosè. Prima, voi sapete che Dio aveva parlato con Abramo, poi c'erano i patriarchi, no, Abramo, Isacco, Giacobbe. Adesso nel libro dell'Esodo Dio diventa il Dio del popolo e Mosè è la guida, ma non da solo, con Aronne, sacerdote, e Miriam, la sorella, la profetessa. Perfetto. Il Signore disse a Mosè un giorno nel deserto: procurati per te aromi, storace, onice, galbano, come aromi, siamo Esodo 30, come aromi e incenso puro, in parti uguali, ben mescolato, farai con essi un profumo da bruciare. È una mistura. Voi avete presente anche nel Tempio di Gerusalemme, se vi ricordate nel Vangelo di Luca, Zaccaria, il marito di Elisabetta, cosa stava facendo? Incenso. Stava bruciando l'incenso, era nell'ora dell'offerta dell'incenso, tracchete alla sua destra gli compare un angelo, giusto? Però lui stava bruciando l'incenso e gli compare l'angelo, perfetto. Profumo da bruciare, secondo l'arte del profumiere. Cioè, erano artisti, anche oggi si chiamano nasi, ma anche qui già in Esodo. E salato, puro, santo, ecco che c'è anche santo, anche l'incenso, e lo pesterai minutamente, lo metterai davanti alla testimonianza nella tenda del convegno, dove io ti darò convegno, dice Dio. Cosa santissima sarà per voi.
non farete per vostro uso alcun incenso di composizione simile a quello che devi fare, sarà per te santo al Signore. Chi ne farà di simile per sentirne il profumo sarà eliminato dalla comunità. Attenzione, perché è molto interessante questa cosa, però io l'ho capita quando ho studiato l'olfatto. Perché? E questo dovete pensare cos'è successo anche a voi, a tutti voi, quando per esempio eravate piccolini, avete sentito il profumo della torta della nonna, vi ricordate Proust con le madeleine, poi da grandi passate in una via, sentite quel profumo, cosa succede nella mente? Compare la nonna e la torta. Succede a tutti, è normale, perché è l'odorato è il senso più interno. Dio cosa ha fatto? Che Dio ha creato l'uomo e lo conosce molto bene, si è riservato un profumo solo per lui. Chi lo annusa così automaticamente si connette a Dio, perché è solo per Dio. E questo anche i timiati, che sono gli oli per ungere tutte le cose, quel profumo era riservato per Dio. Vedete che nella Bibbia quanto è importante? C'è persino un profumo riservato solo esclusivamente per lui. E c'erano i sacerdoti che bruciavano questo incenso. Nel libro dell'Esodo, dal capitolo 25 al capitolo 31, se volete leggerveli, descrivono il tabernacolo con l'altare dei profumi, situato all'interno del santo davanti al velo, che separava lo spazio dal santo dei santi. Sapete cos'è il santo dei santi, la parte più interna. Per dire incenso aromatico, l'ebraico adopera il termine ketoret, incenso aromatico. Poi vediamo i due altri termini per il profumo in ebraico, perché sono molto interessanti. Una miscela di aromi la cui ricetta viene data proprio in Esodo. Ketoret richiama per assonanza anche la moglie di Abramo, la seconda, che sapete Abramo che si è sposato Sara, giusto? Sì. Perfetto. Poi è andato anche con Agar, ha deciso Sara però, per avere Ismaele, no, cioè perché bisogna capire queste cose del clan. Poi quando è morta Sara, che aveva 127 anni, Abramo ne aveva 10 più, cosa ha fatto Abramo? Si è risposato con Chetura. Con Chetura, che vuol dire incenso? Secondo i rabbini è Agar. Comunque, vabbè, c'è scritto nella Bibbia Chetura, ok, che vuol dire incenso, ecco. E andiamo avanti. E quindi questo Ketoret, vi dico una cosa piccola ma molto interessante di Ketoret. A volte, i rabbini amano molto fare così, cioè prendere una parola e ogni lettera singola che compone la parola ti richiama qualcos'altro. Ketoret richiama Kedusha, santità, Tahara, purezza, Rachamim, misericordia, Tikva, speranza. Nel termine mistura di incenso per Dio c'è la santità, la purezza, la misericordia e la speranza. Ecco perché vi dico che queste cose sono così importanti. Le rachamim, che sono le viscere, la pancia della mamma, è la misericordia di Dio che ci ama. La tikva è la speranza. Cos'è la speranza? Perché io ho sempre fatto molta fatica a capire la speranza, non so se per voi è così facile. Poi quando ho avuto l'immagine, la prima immagine del mondo biblico, la speranza viene dal termine corda. Se tu vedi una corda tesa e non c'è nessuno dall'altra parte che la tiene, cosa dici? Beh, ci sarà qualcuno, io non lo vedo, ma ci sarà. Questa è la speranza. Eh sì, ci sarà qualcuno, dirà, che sta tenendo le fila. Io non lo vedo, ma ci deve essere per forza, perché sta corda è tesa. Così ho capito la speranza. Tikva è proprio la speranza, sapete? Ecco, noi dobbiamo sperare sempre. E c'è una donna, però nella Bibbia,
che fa un noviziato regale, ma di una regalità che, guardate, questo libro è molto importante per il mondo biblico, ma anche per Gesù stesso, perché questo libro anticipa la regalità come servizio, come la intende Gesù. Gesù la intende così, è il libro di Esther. Gesù la intende proprio così. Allora, Esther era una ragazzina orfana che non abitava in Israele ma a Susa, perché erano deportati. Vi dico solo questa piccola cosa di Esther, ma guardate che è un libro importantissimo per il mondo ebraico, ma sarebbe bello anche per noi studiarlo, Esther, perché è davvero importante. E il re Assuero, grande imperatore, 127 sapravie, ok, aveva sposato Vasti. Vasti è la sua prima moglie, e poi dopo lui la ripudia. Perché la ripudia Vasti? Perché quando il re ha fatto le cene, no, per fare vedere quanto era ricco e quanto era figo, diremmo noi oggi, no? Perché bisogna dimostrare tutte le ricchezze che hai. Dopo aver mostrato le suppellettili, dopo che il vino era corso a fiumi, ha chiamato sua moglie perché voleva mostrarla. In ebraico è interessante, perché è scritto che voleva mostrarla con la sola corona. Lei non è andata, eh sì, in ebraico si capisce, bravo, i rabbini dicono, la voleva far vedere nuda, tanto era bella, no? Perché lui più figo, aveva la moglie più bella di tutti. Questa non è andata perché ha detto, ciao che ci vado, ecco, guarda, ve lo traduco in modo semplice. E cos'è successo? Che lui, i suoi consiglieri, no, ma interessante, molto interessante questo libro, perché si vede le dinamiche del potere, quanto il potere è fragile, quanto il potere è piedi d'argilla. E quanto il potere sulle decisioni importanti non decide, si lascia consigliare dagli altri, perché la sua corte, sapete cosa gli ha detto? Oh, se le nostre mogli sapranno che tua moglie ti ha disubbidito, disubbidiranno anche noi. Sai che squassole in tutto l'impero di Susa, ecco. Allora il re l'ha ripudiata, però poi dopo 2 anni il cuore del re era triste, perché è un uomo senza donna. Poi dopo è triste, no? Bene, e così hanno scelto questa ragazzina orfana, ma prima di presentarla a re, perché era molto bella, lei tace le sue origini ebraiche, le tace, perché lo zio, bravo, Mardocheo, è Mordecai in ebraico, gli dice di stare zitta, Esther si dovrebbe dire, e lei il primo nome suo era Hadassah, che significa mirto. Non è un caso, si chiamava Mirto, poi si chiama Esther, che vuol dire stella, oppure anche un'altra esegesi molto bella, dal verbo satar, nascondere, colei dietro cui è nascosto il volto di Dio. E infatti dietro Esther c'è il volto di Dio. E cosa succede? Che per 6 mesi fa i bagni con il balsamo. No, perché questo è troppo bello. Esther, capitolo 2, versetto 12, ve lo leggo. Il momento di andare dal re giungeva per una fanciulla alla fine di 12 mesi. Attenzione, 12 mesi di beauty farm. Se pensate cosa facevano? No, perché bisogna vedere qua. Quando terminavano i giorni della preparazione, il periodo della preparazione si svolgeva così. 6 mesi per essere unta con olio di mirra, che era anche disinfettante, ho scoperto. Quindi il re era sicuro che non era malata. Chiaro? Era furbi. 6 mesi con l'olio di mirra e 6 mesi con spezie e unguenti femminili. Veniva massaggiato il corpo. Noi vediamo bellissime tutte dopo un anno di beauty fa, che ci massaggiano, cioè disinfettate. Ok, siamo tutte disinfettate, però siamo anche veramente... Cioè, dopo vedi, capisci che cosa voleva dire? Che il profumo, attenzione, bisogna capire questo per quello che vi dirò stasera. Stasera entriamo nel Nuovo Testamento con la donna che unge Gesù col nardo. Bisogna capire questo per arrivare là. L'ultima parte piccolina, sapete che Esther ovviamente diventa regina perché il re e Assuero si innamora di lei, quindi lo sposa, dopo tutto questo trattamento, dici, però anche le altre facevano lo stesso trattamento, solo che Esther. Esther era bella perché
perché Dio usciva da tutti i pori della sua pelle. Questo è il fascino delle donne della Bibbia, che non si consuma neanche a 90 anni, anche se non fai la liposuzione. Non c'è problema, cioè lì le rughe se le tenevano tutte, però erano affascinanti, perché Dio usciva, chiaro. Io quando penso a questa cosa che la Bibbia dice, mi viene sempre in mente Madre Teresa di Calcutta, ma anche Madre Canopi, che Don Silvio mi ha portato, grazie a Dio, prima che morisse l'ho conosciuta, era piccoletta, vi assicuro, ma arrivava qua, e sono già piccola io, era più piccola, madre, madre, madre. Quando mi ha accarezzato la mano, che mi ha proprio coccolato, io gli ho detto, madre, ma che bella che è! Lei ma è tanto bella! No, sì, ho detto, tanto bella, tanto! Si sentiva Dio uscire da tutti i pori della pelle senza che parlo, neanche aver detto una parola. Sentivi Dio, solo al tocco. E allora non potevi altro che dire che bella che sei, perché la bellezza è davvero un'emozione. E il tuo occhio non si stanca di guardarla, continua a guardarla perché sei affascinato. Ecco che ovviamente il re decide per Esther, ma è interessante questo anno, sapete, perché è stato davvero anche un noviziato regale, perché lei ha imparato a essere regina, lei ha imparato cosa vuol dire avere potere. Avere potere, purtroppo adesso questa cosa è fuori moda, quella che ha fatto Esther, essere pronti a morire per salvare il tuo popolo. E questo è il potere, e Gesù riprenderà esattamente questo insegnamento, sapete. Lei però, prima di rischiare la sua vita per salvare il popolo, ha fatto una cosa bellissima, perché lei ha detto che lei non aveva in realtà tutto questo coraggio. Ha fatto pregare tutto il popolo, digiunare, vestirsi di sacco. Lì non si sono profumati, si sono profumati dopo, perché quando fanno il digiuno gli ebrei non si profumano, non si possono profumare quando sono nel dolore, nel lutto non ti puoi profumare. Li ha fatti pregare, digiunare, ha digiunato e pregato anche lei 3 giorni, e poi dopo si è presentata pronta a morire per salvare il suo popolo. Ecco il potere, questo è il vero potere, che riprende anche Gesù. Ma adesso, per finire, vi parlo di un libro che è il libro in assoluto dei profumi nella Bibbia, che è il Cantico dei Cantici. Voi sapete che Esther finisce bene, giusto? Perché c'è il ribaltamento delle sorti, stessa cosa che nel Magnificat, identico, ribaltare tutte le sorti, perfetto. Il popolo che doveva essere morto, ucciso, si difende, uccide gli altri, perfetto. Vincono i buoni e muoiono i cattivi. Ah, quando spiego ai bambini mi diverto, no, perché gli adulti dicono, no, l'Antico Testamento, troppe pagine di violenza, noi cattolici siamo buoni, come fai a leggere queste cose? No? Cioè, noi cattolici, capito? E invece io quando leggo queste pagine dico, sì, finalmente, Signore, perché cosa sono queste pagine? Noi ci hanno sempre insegnato che quando saremo morti, che andremo o al purgatorio o all'inferno o al paradiso, io spero di andare in paradiso, ecco, dico, Signore, toglimi il purgatorio, ecco, andiamo al paradiso, ok? E cosa succede? Che là il bene vincerà sul male. Questi testi si chiamano tecnicamente escatologia, cioè l'escaton presentica. Cioè Israele ti fa vedere che anche nella storia, non solo quando sei morto, ok? Nella storia il bene vince sul male. Amen. Ecco perché non dovete più aver paura di queste pagine, ok? Quando ci sono queste pagine voi dite sì, grazie Signore, ok? Perché il bene ha vinto. E prima o poi, anche oggi, il male nella Bibbia implode su se stesso, si autoelimina. E io ci credo che il Signore interverrà anche oggi per autoeliminare il male. Ci credo, davvero sono pazza, però io ci credo, ok? Ecco, se mi richiudo, sapete perché. Bene, cosa succede?
succede che, però, sapete, io, siccome un giorno un sacerdote mi ha detto, ma Antonella, cioè, sì sì, ho detto, c'hai ragione, non sono normale, vero, gli ho detto, però, gli ho detto questa cosa, gli ho detto, c'hai ragione, però, ho detto, se avessero analizzato psicologicamente, perché una psichiatra famosa, sapete, mi ha detto, per te la preghiera è come uno psicofarmaco, gli ho detto, vero, gli ho detto, bellissimo. Sai, ti ho detto, intanto è gratis. E lo psicofarmaco devo andare dal medico, devo pagare. Secondo, non ha controindicazioni. Perché lo psicofarmaco, sapete che un po' mi rintrona sempre. Ok, perfetto. La preghiera non vi rintrona mai. Perfetto. Terzo, gli ho detto, senti, se io sto bene pregando, faccio del male a qualcuno? No, allora va bene, gli ho detto. Però ho detto, sai, se avessero analizzato Padre Pio, Madre Teresa di Calcutta, prima di beatificare, santificare, se le avessero analizzate a livello psicologico, cosa avrebbero detto? Sono fuori sti qua! Però, Madre Teresa diceva, se Dio vuole si fa, sei fuori! Perfetto! Quindi ho detto, o sono pazza, o sono sulla via di santità, chiaro? Allora, sono stati tutti, si sono messi a ridere. Ho detto, perché bisogna sempre avere una ragione che domina su tutto e spiegare tutto? Guardate, non si può spiegare tutto. A volte è davvero meglio mollare le redini e far decidere a Dio. Basta. Allora, il libro dei profumi, gli applausi. Il libro dei profumi per eccellenza, è Shir Ashirim. Il cantico dei cantici, perché è il libro dei profumi per eccellenza, tenetelo bene a mente per dopo, perché un uomo e una donna quando si danno un bacio si annusano, anche se non ce ne rendiamo conto, noi ci annusiamo, e per descriversi l'amato e l'amata parlano dei profumi. E è tutto, guardate che il cantico dei cantici è il libro in cui c'è in assoluto sono descritti i più profumi della Bibbia. I due innamorati si cercano e si attraggono sopra i monti degli aromi, è scritto, esalando profumi di albero di cipro con nardo, ricordatelo, perché ricorre solo nel cantico dei cantici e nel Nuovo Testamento, con zafferano, cannella, cinnamomo, con ogni specie d'alberi d'incenso, mirra e aloe, e con tutti i migliori aromi. Quando il giorno respira e si allungano le ombre, me ne andrò al monte della mirra e alla collina dell'incenso. Quanto sono soavi le tue carezze, questo lo dice lui, sorella mia sposa, quanto sono dolci le tue carezze, più del vino, l'odore dei tuoi profumi, più di tutti i balsami. In questo libro ricorrono i due termini importantissimi per dire profumo in ebraico. Allora, vi dicevo che non si possono descrivere lui e lei senza parlare del profumo. In questo libro, che è anche il libro dell'alleanza, cosa sto dicendo? Il cantico dei cantici ha una prima lettura, è il canto d'amore di un lui per una lei, o meglio, di una lei per un lui. Poi parla anche lui, però è lei quella che si fa avanti. Tanto che c'è un rabbino, che ha detto che secondo lui la paternità è davidica, dicono, ma è teologica, davidica. Dico che questo rabbino dice che l'ha scritto una donna, secondo lui, il cantico dei cantici, perché è troppo emozionante come libro. Al primo livello. A un secondo livello, Anile Dodili Vanile. Io appartengo a lui e lui appartiene a me, è la formula di alleanza di Israele col suo popolo. Amen. Al terzo livello, San Giovanni della Croce muore una notte d'inverno, volendo leggere come ultima parola di Dio, il cantico dei cantici, è il canto d'amore dell'anima per il suo Dio.
3 livelli minimo in questo canto, eh? E al versetto 1 è scritto: profumo Shemen, olezzante è il tuo nome, Shem, Shemen, Shem. Shem vuol dire nome. Allora, se adesso qui ci dessimo tutti Chanel numero 5, giusto per capirci, su ognuno di noi avrebbe un profumo diverso. Il nome, il profumo, nome, dice l'identità personale. Ognuno ha un profumo. E questo è unico, noi siamo unici e irripetibili per Dio. Il secondo termine è Reach, e Ruach è lo spirito. Il profumo parla dell'identità personale, ma il profumo parla anche di Dio, è anche spirito. Il profumo ha a che fare col soffio, col respiro, anche fisicamente, ma in senso traslato col soffio che dà la vita alle cose. Per lo stesso cantico, l'amore che passa anche attraverso il profumo nella scena è potenza di vita che si radica direttamente in Dio. Ecco perché può sfidare la morte. Questo amore è più forte della morte. Profumo, identità personale, parla di Dio. Un giorno parlando ai bambini, questa ve la dico perché è troppo bella, gli parlavo ai bambini, dicevo: ma secondo voi che profumo aveva Gesù? Un bambino si alza, 7 anni, Anto, io lo so, dimmi, la somma di tutti i nostri profumi. Guarda che altissima teologia questa, eh? Vuol dire che Gesù ci ama ognuno in modo unico e si porta addosso il nostro profumo, ma siccome lui si è caricato anche dei nostri peccati, e voi sapete che in ebraico il peccato puzza, non si dice in italiano perché è brutto, ma in ebraico è scritto. Quindi gli ho detto: è vero, hai ragione, gli ho detto, Gesù si è caricato di tutte le nostre puzze, però ha addosso anche tutti i nostri profumi. Grazie. Alleluia. Sì. Non li ho guardati, ma ci siamo, siamo ancora nei tempi. Quando si ascolta la parola del Signore. Lo so, hai ragione, però non posso massacrarmi subito. No, no, ma adesso ci dice, Corrado ci gioisce anche del suo, quindi voglio dire. C'era una canzone di qualche anno fa, ero ragazzina io, che diceva: l'amore non è nel cuore, ma è riconoscersi dall'odore, ve la ricordate, di Finanti. E mentre Andrea parlava, io lasciavo un po' scorrere la mia vita con questi profumi importanti nella mia vita, magari è successo anche a voi, al di là delle cose succose che ci ha detto, che poi magari vanno riascoltate un po' approfondite, perché davvero noi dobbiamo attraverso lo spirito vivere un tempo qui ed ora, cioè essere presenti nel presente, e purtroppo ci sono realtà che ancora ci tengono legati, come abbiamo detto prima, al passato, dai ricordi belli di casa della nonna. Io ricordo il Natale aveva un gusto diverso quando eravamo piccolini tutti a casa della nonna, tra quello che si cucinava, nelle tradizioni che oggi ogni anno si toglie sempre qualcosa, noi tutti piccoli si giocava insieme, c'era proprio questo profumo, di fatto era un accomunarci, era un qualcosa che ci teneva insieme e ci dava il gusto. E mi veniva in mente mentre lei parlava: gustate e vedete quanto è buono il Signore. E questo ci porta a fare quel passo in più di fede, una fede che diventa non solo conoscenza qui, ma una conoscenza proprio esperienziale. E oggi, proprio in questo giorno, l'abbiamo annunciato che questo è un giorno di cambiamenti della nostra, un giorno da ricordare, perché qualcosa di sostanziale avviene.
io sono certa che anche questo nostro modo di relazionarsi al Signore cambia, perché pian piano la confidenza aumenta. E quindi ci permettiamo, oggi Corrado è arrivato intanto ancora qua, gli andavo a mangiare della pentola, perché comunque, no, per dire, c'è una confidenza tra talmente tutto di cosa non vedeva fare, ma me lo sono permessa proprio per la confidenza che c'è, per darvi proprio l'esempio. E più entri in confidenza con qualcuno e più le barriere davanti spariscono. E quindi oggi questi nostri occhi spirituali si aprono sempre di più per vedere tutta la sua grazia, tutta la sua magnificenza, ma soprattutto tutta quella sua magnificenza che, come ha detto quel bambino, porta addosso tutto il nostro profumo. Mi sono venuti i brividi quando lei ha detto quello che gli ha detto quel bimbo, veramente questo nostro profumo. E lasciamo davvero che lo Spirito continui a benedirci e a portarci in profondità, nel nome di Gesù. Amen. Grazie Antonella per questa prima parte. Sì, mi ha sentito. Quando abbiamo preparato questo tempo insieme, organizzato da Daniela insieme ad Antonella, lei mi ha chiesto di cosa vuoi parlare, che Antonella parlava del profumo, e ho detto non preparo niente, vado a braccio, mi accodo a quello che dice Antonella. Non entrerò chiaramente nel suo argomento, però lei ha parlato di Esther ed è, diciamo, la prima volta che ho conosciuto Antonella è stato proprio in una sua intervista alla Rai, quando è stata invitata e ha parlato del libro di Esther. Mi sono stato veramente colpito e particolarmente colpito da quello che ha detto. Quindi stare qui con lei è una gioia soltanto, e anche un piacere, un onore poter condividere questo tempo insieme a persone di spessore che non solo conoscono la scrittura, ma che anche la sanno comprendere, la sanno spiegare. C'è un passo della vita di Esther, non vi prenderò tantissimo. Sei così preoccupante. Ho guardato subito. Prego, te lo conosco. Se avete la Bibbia, apritela insieme a me per favore nel libro di Esther, perché mentre Antonella parlava mi è venuto in mente quel passo straordinario di Mardocheo, suo zio, che proprio nel momento più difficile, quando fu fatto un editto contro gli giudei, Aman, il governatore, insomma il responsabile dopo il re, il vice, quasi era un vice re, aveva decretato la morte, la distruzione, lo sterminio di tutti gli ebrei, di tutti i giudei. È una cosa che si ripete nell'arco della storia, una sorta di Hitler di quei tempi. Voleva fare tutto con un inganno, cercando di avere anche il beneplacito del re, insomma c'era tutto un inganno, tutto un progetto veramente diabolico. E Mardocheo venne a sapere di questo editto, di questo decreto che fu fatto contro i giudei, e lui andò naturalmente a disturbare sua nipote, che era la moglie del re, era la regina, sicuramente la donna più vicina al re, o una delle donne sicuramente più vicine al re. E al capitolo 4, per fare la cosa più condensata possibile, al versetto 9 è scritto così: Atac ritornò da Esther e le riferì le parole di Mardocheo. Allora Esther parlò ad Atac e gli ordinò di andare a dire a Mardocheo: tutti i servi dei re e il popolo delle sue province sanno che qualsiasi uomo o donna entra nel cortile interno per andare dal re senza essere stato chiamato deve essere messo a morte, in base a una particolare legge, a meno che il re non stenda verso di lui il suo scettro d'oro. Solo così egli avrà salva la vita, e solo
sono già 30 giorni che non sono stata chiamata per andare dal re. Così riferirono a Mardocheo le parole di Ester, e Mardocheo fece rispondere ad Ester: non pensare di scampare tu sola fra tutti i giudei perché ti trovi nel palazzo del re, poiché se in questo momento tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da un'altra parte, ma tu e la casa di tuo padre perirete. Inoltre, chissà se è proprio per un tempo come questo che tu sei pervenuta alla regalità. Allora Ester ordinò di rispondere a Mardocheo così: va, raduna tutti i giudei che si trovano a Susa e digiunate per me. State senza né mangiare né bere per 3 giorni, notte e giorno, e anch'io con le mie donne digiunerò nello stesso modo. Poi entrerò dal re, sebbene ciò sia contro la legge, e se dovrò perire, perirò. E Mardocheo se ne andò e fece tutto ciò che Ester gli aveva ordinato. Una storia abbastanza complessa, molto profonda, e rischieremo chiaramente di non dare il giusto onore in questo momento alla profondità di un dramma che il popolo giudeo visse proprio in quel periodo storico. Ma c'è questa frase di Mardocheo che può essere sicuramente applicata a tutti noi. La Bibbia è un libro storico tra le tante caratteristiche che ha. Ed è anche vero che quando noi leggiamo determinate cose che sono scritte 2000 anni fa, 3000 anni fa, 4000 anni fa, è come se ci collegassimo in quel momento con quel periodo storico e facessimo diventare quella storia la nostra, come se noi facessimo parte di quella storia. C'è un legame soprannaturale che solo lo Spirito Santo può fare. Mardocheo parla ad Ester in un momento difficile. Ester cerca di giustificare un pochettino la sua posizione. Dice: io non posso andare dal re a parlare perché sono 30 giorni che non mi chiama. In pratica sono 30 giorni che non facciamo niente. Questo è il senso. E quindi se lui non mi chiama io non posso andare, perché c'è una legge che stabilisce che se il re non ti chiama tu non puoi andare, e se tu arrivi e il re non stende il suo scettro sei morto. Quindi non posso disturbare il re. E Mardocheo scuote la sua coscienza e gli dice fondamentalmente: tu sei l'unica in questo momento che può fare qualcosa per il tuo popolo, e non pensare di scampartela perché sei nel palazzo del re, perché la salvezza per i giudei arriverà in un modo o in un altro, ma se tu non fai qualcosa tu morirai. E poi gli dice questa frase che credo che sia importante per noi considerarla, al versetto 14: e chissà se è proprio per un tempo come questo che tu sei pervenuto alla regalità. Quando noi leggiamo la scrittura, a volte anche quando analizziamo la nostra vita, noi ci rendiamo conto di cose che accadono e pensiamo che siano il frutto del caso. Un incidente, che sia una coincidenza. Quanti di voi è successo, dopo aver veramente sperimentato l'amore di Dio nella propria vita, guardare indietro e realizzare i piani perfetti di Dio nella vostra vita, e avete realizzato quella volta quando Lui vi ha salvato, quella volta quando Lui vi ha protetto, quella volta quando Lui vi ha impedito di fare una determinata scelta che poi vi ha portato in una determinata strada, la quale poi vi ha portato ad ascoltare la sua voce, ad incontrare una persona, eccetera, eccetera. Quante persone si rendono conto dell'opera di Dio che non è nella vita dei credenti, è nella vita delle persone? Tutti gli esseri umani. Dio non ti ama perché hai creduto in Gesù o perché sei diventato della sua religione preferita. Dio non ha una religione. Dio non è cattolico, non è evangelico. Dio non è neanche cristiano. So che è sconvolgente per qualcuno. Il cristianesimo è una religione inventata dagli uomini. Dio ha tanto amato il mondo.
E Dio interviene nella storia di ognuno di noi per portarci ad un punto in cui abbiamo l'opportunità di scegliere. Dove ognuno di noi deve avere l'opportunità di prendere una posizione e prendersi le proprie responsabilità. E Mardocheo dice ad Ester: chi lo sa che tu non sia arrivata alla regalità proprio per un tempo come questo? Cioè, Dio ti ha portato, Dio ha condotto i tuoi passi, letteralmente tu hai messo i tuoi piedi sulle sue orme, letteralmente, e tu sei arrivata nel posto dove Dio voleva che tu arrivassi in un tempo specifico, perché c'è bisogno di te. Ed è arrivata l'ora che smetti di fare la beauty farm e che ti prendi la tua responsabilità da regina, perché le posizioni di autorità non solo danno diritti, ma hanno anche dei doveri. Amen. Grazie. Amen. Per l'entusiasmo. Amen. Gesù ha detto, la Bibbia dice che Gesù è il re dei re. Quando lui, quando la Bibbia parla, io vorrei entrare un attimo nella testa di ognuno per capire, quando si parla di questo argomento, egli è il re dei re. Quali re? Voi. Ah. Egli è il signore dei signori. Quali signori? Chi sono questi signori? Noi. Dillo alla persona accanto a te, forse non ti sei accorto che sei accanto ad un signore, o una signora, un re, una regina, forse non ti sei reso conto, ma te ne accorgerai molto presto. A noi piacciono i titoli, ma non piacciono le responsabilità. A noi piace avere tutti i diritti di che cosa significa essere figli di Dio, ma non ci piacciono i doveri che abbiamo come figli di Dio. Tu sei chiamato a profumare. Tu sei chiamato a portare profumo. Dillo alla persona accanto a te, scusa le ascelle, ma tu sei destinato a portare profumo. Antonella parlerà di questo argomento più tardi, di quello che dice l'Apostolo Paolo ai Corinzi. Ma al di là di quello che le tue ascelle possono emanare questa sera, tu ed io siamo destinati a portare, a spargere il profumo in ogni tempo e in ogni luogo, e chissà che non sia proprio per un tempo come questo che tu sia arrivato alla conoscenza di questa straordinaria verità. Amen. E che ognuno di noi possa entrare nella responsabilità di che cosa significa essere re e signori. Quando i magi arrivarono, anche di questo parlerà Antonella, quando i magi arrivarono a Betlemme, arrivarono a Gerusalemme prima, e andarono da Erode, il re, dicendogli: dov'è il re che è appena nato? Erode disse: veramente non ho... nessuno mi ha informato dell'accaduto. E insomma, sappiamo la storia. Arrivarono a Betlemme seguendo questa stella. C'è tutto un significato meraviglioso su questo argomento. E portarono queste spezie, questi oli, questi profumi, oro, incenso e mirra. Non arrivarono ad adorare il Salvatore, loro andarono ad adorare il re che era appena nato. E Gesù, neanche il tempo di nascere, già era ricco, perché quando si facevano dei doni a quel tempo non è che arrivavano che cofanetti sperlari, come di solito ce le fanno vedere, no? Il cofanetto sperlare, aprono il cofanetto, no, là arrivavano a vagonate, là arrivavano
decine, centinaia di cammelli portando doni. I magi a quel tempo non erano i salti in banco dei re e delle regine. I magi di quel tempo erano uomini più potenti dei re. I re nell'antica Babilonia, nell'antico Oriente, prima di andare a fare qualunque cosa, prima di muovere guerra, prima di fare edicti, prima di stabilire leggi, parlavano con i magi, perché i magi erano superiori ai re nella cultura. E quando i magi arrivarono a Gerusalemme e Erode li vide davanti e disse: dov'è il re, perché siamo venuti qui per adorarlo? Erode si rese conto che quel re che era appena nato era una personalità talmente grande da attirare magi a camminare, a viaggiare per migliaia e migliaia di chilometri per venire a onorare questo re appena nato. Erode entrò nel panico, perché si rese conto che era appena nato qualcuno che avrebbe sicuramente messo in difficoltà il suo regno. Sappiamo la storia. Lasciatemi entrare un po' in questo. Chissà se è per un tempo come questo che tu sei venuto alla conoscenza di questo, della verità, di ciò che lo Spirito Santo ti sta rivelando. Parliamo dei tempi. Perché Gesù è nato 2000 anni fa? Perché non 3000? Perché non 1000? Perché proprio in quel momento la Bibbia dice: nella pienezza dei tempi Gesù nacque da donna sotto la legge per liberare quelli che erano sotto la legge. Perché prima? Perché non prima? Perché non dopo? C'è sicuramente, ci sono tanti motivi che riguardano proprio il tempo. Cielo, terra e pure l'uomo. Capitolo 2, Dio mette l'uomo nel giardino, fa la donna. Capitolo 3, già finito tutto. Ma come, finito già? È cominciato così bene, manco una settimana. E tu ti aspetti che dopo la caduta al capitolo 3 ci sia una soluzione al capitolo 4. E no, poi vai avanti, e questa soluzione arriva dopo migliaia di anni. Perché non prima? Perché Gesù non arriva in Genesi 4? Perché il re doveva essere mandato in un contesto in cui la cultura lo poteva accogliere sicuramente. La cultura dell'impero romano era la cultura migliore che poteva accogliere il re, perché l'impero romano è stato l'unico impero esistente di tutti gli imperi, di tutti i regni nella storia, che ha portato in evidenza dei principi divini, dei principi biblici. Non voglio entrare troppo in questo, ma per spiegare che ci sono dei tempi stabiliti nella nostra vita. Vi ricordate Abacuc cosa dice? La visione è fissata per un tempo. Se tarda, aspettala, perché certamente verrà e non tarderà. Se tarda, aspettala, perché certamente verrà e non tarderà. Perché dice se tarda e poi dice non tarderà? Perché se no, secondo i nostri principi, secondo i nostri concetti, noi aspettiamo, noi seguiamo il cronos, il tempo che scorre, e quando arriva, e quando arriva, e quando arriva, e quando si spiccia, oh Signore, e quando? Poi dice, verrà certamente e non tarderà, nel senso che quando arriva, arriva nel tempo stabilito, non arriva nel cronos, arriva nel kairos di Dio, nel tempo che Dio ha stabilito per te. Ritorniamo ad essere, andiamo alla conclusione. C'è qualcosa che tu puoi fare e che se non farai ne pagherai le conseguenze. Però pensa un attimo a questo. Chissà che tu non sia arrivata alla regalità per un tempo come questo. Quello che tu puoi fare ora non lo potevi fare ieri e probabilmente sarà tardi domani.
Esther indice un digiuno di 3 giorni e 3 notti, chiama tutto il popolo alla dunata, li porta tutti in ginocchio, li porta tutti alla presenza di Dio, li porta tutti a pregare e a supplicare, li porta tutti ad ascoltare Dio. Ed era l'unica che poteva farlo. Ora io non so se tu ti senta insignificante, se tu ti senti piccolo, se tu ti senti, perché qualcuno magari te l'ha detto, non sei abbastanza santo, non sei abbastanza pronto, non sei abbastanza preparato, non sei abbastanza unto, non sei abbastanza spirituale, non sei abbastanza in autorità, non lo so quello che ti hanno detto, ma una cosa è certa, che Dio ha l'ultima parola nella tua vita. Amen. Lui ha l'ultima parola, perché ha avuto la prima e avrà l'ultima parola. Amen. E noi non possiamo andare dietro quello che gli altri dicono, quello che gli altri pensano, quello che gli altri giudicano, perché se tu sei arrivato a questo momento, è un momento specifico nel quale Dio ti ha investito di autorità e vuole che tu agisca. Amen. Non c'è niente di preparato in quello che vi sto dicendo. Niente. E io non so perché stiamo andando in questa direzione, ma ci sono cose che Dio ti ha dato da fare che soltanto tu puoi fare. Amen. Vi ricordate quando Gesù, Matteo 9,36, dice che Gesù vide le folle, dice ne ebbe compassione, perché? Perché erano come pecore senza pastore. Dice poi si girò verso i suoi discepoli e disse queste parole. No. E disse queste parole: la messe è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate il Signore della messe e della raccolta che spinga. La parola spinga in greco è ekballo. Ok, questa parola è bellissima, perché è la stessa parola che viene usata quando Gesù cacciava i demoni. Pregate il Signore della messe che spinga operai nella messe. Amen. È la stessa parola utilizzata per cacciare i demoni. Ekballo. Pregate il Signore della messe che? Che spinga gli operai nella messe. Gesù dice, se Gesù ti dice prega per questa cosa, tu che fai? Preghi. Se Gesù ti dice gli operai sono pochi, prega che Dio ne mandi di più, cosa fai? Dico eccomi. Eh? Dico eccomi. Prego, io prego e dico Padre, se vogliamo essere obbedienti, manda operai nella messe. Matteo 9,38, il versetto successivo. Mandami. Matteo 10 verso 1, e Gesù chiamò i suoi discepoli e li mandò. Cosa significa questo? Ascoltatemi. Significa che tu puoi essere la risposta alle tue stesse preghiere. E tu forse stai aspettando che Dio faccia qualcosa, che si serva di qualcuno, che mandi un profeta, che mandi un apostolo, che mandi un uomo di Dio. Signore, abbiamo bisogno di una comunità qui, manda qualcuno. Signore, abbiamo bisogno di riunioni di preghiera qui, manda qualcuno. Signore, abbiamo bisogno di qualcuno qua che cacci i demoni o che preghi per i malati, manda qualcuno. E Dio ti sta dicendo, forse è per un tempo come questo che tu sei diventato re e Signore attraverso Cristo Gesù. Amen. Forse è per un tempo come questo che tu devi smetterla di aspettarti che sia sempre qualcun altro a fare le cose che io ho chiamato te a fare. Amen. Amen. Noi vogliamo sempre che Dio si serva di qualcuno, ma se io in 34 anni di fede ho visto questo, quando c'è un vero senso di urgenza nel cuore delle persone che le spinge a pregare per qualcosa, sono quelle le persone che Dio alla fine usa. Vuoi che qualcuno inizi una comunità nella tua città o nel tuo paese? Inizia tu.
Puoi dirlo di nuovo per favore, sorella, sei l'unica che l'ha detto. No, no, dillo, cosa hai detto? Alleluia, amen. Signore, manda qualcuno a fare delle riunioni di preghiera a casa mia. No. Ha cominciato. Mi piace poi il Signore quando parla in siciliano. Anche a te parla in siciliano. Sono momenti dove parla solo in siciliano. È un feeling particolare. Chissà se non sei arrivata alla regalità proprio per un tempo come questo. Posso dirvi quello che sento nel mio cuore? C'è un cambiamento nel popolo in questo tempo. Un cambiamento che ci sta facendo passare dalla sfera dell'adolescenza all'età della maturità, dove certe cose non andranno più come abbiamo sempre pensato. Amen. Dove certi modelli che abbiamo ricevuto stanno crollando miseramente. Amen. E dove certe strade dove lui ci chiamerà a camminare sono strade che abbiamo creato noi. Amen. Annibale un giorno disse: se non troveremo una strada, ne creeremo una. Amen. Quello che vedo oggi nella Chiesa in Italia, quello che Dio sta facendo in Italia, è che Dio sta letteralmente mettendo sotto sopra alcuni principi, delle metodologie, dei modi di fare, delle tradizioni, delle cose, dei punti fermi per le persone, delle abitudini che si stanno letteralmente sovvertendo. Una volta non andare in una comunità o non frequentare una comunità era scandalo, era dal diavolo, era diabolico, era una cosa che non si poteva neanche sentire. Oggi può diventare addirittura la salvezza. Oggi può diventare addirittura la scelta più saggia che uno possa fare. Parlavamo con un fratello di come a volte in certi ambienti e in certe situazioni si cerca sempre di tenere le persone dentro, cercare di dare un pensiero unico e tenere fuori tutti quelli che non la pensano nella stessa maniera. Questo è un modo di fare classico che lo trovi in tutte le realtà religiose, tutte, perché è uno spirito, è uguale. E neanche non religioso. Sì, sì, non religioso, non c'è. Quando parliamo del diavolo non parliamo di religione. Io quando parlo di Gesù non parlo di religione, ok? Perché non è religione, è il mondo spirituale, non è religione. E quello che Dio sta facendo è scuotere le coscienze, è scuotere il cuore e la mente delle persone per riportarle in una situazione dove prendono una responsabilità, riconoscono la chiamata di Dio nella loro vita e cominciano a fare cose che sono folli. Ieri leggevo la storia del re Ciro. Quanti di voi hanno ascoltato la storia del re Ciro? Quanti conoscono di Ciro nella Bibbia? Non quello di Napoli. Ciro è il re di Persia. Ok, pensate un attimo che Isaia parla di Ciro in Isaia 45, in Isaia 48, in Isaia 44, 28, Isaia 45, 1, si parla di questo re Ciro, ok? La cosa incredibile, sapete qual è? È che Isaia parla di Ciro 200 anni prima che lui nasce. Isaia, 700 avanti Cristo, parla di Ciro 200 anni prima che Ciro, 150 anni prima che Ciro nasca.
Lui conquista la Babilonia del 538 a.C. e libera Israele per farlo ritornare di nuovo in Israele. Libera Israele dalla cattività. Ciro, che non è né l'unto dell'Eterno, né un profeta, né un re, né un discepolo, non era niente, nulla mischiato con niente, si dice dalle nostre parti, riguarda Israele, eppure Dio lo chiama il mio unto, colui che io unto per edificare il mio tempio e per riportare lo splendore alla mia città di Gerusalemme. Cosa voglio dire? Noi a volte viviamo nella storia e non ci rendiamo conto che siamo vivi in una determinata area geografica proprio perché è Lui che ci ha voluto in questo tempo, in questa città, per fare qualcosa che soltanto noi possiamo fare. Per fare quella che poi gli altri chiameranno storia, che per noi è il futuro. Tutti vogliamo essere benedetti, è vero o no? Ma non tutti vogliono essere cambiati. Perché è doloroso cambiare. Quando Mardocheo parla ad Ester, letteralmente gli spara una freccia dritta al cuore. E dice, non pensare che te la puoi scampare, puoi tirarla liscia. Perché sta per arrivare la morte per i giudei. E non pensare che sei la regina, tu te la scamperai. Però considera questo. Che in questo dramma, che in questa parte buia della nostra storia, Dio ha messo te una stella che brilla nel palazzo del re per fare la differenza. Tu sei entrata nella storia perché Dio ti ci ha voluto e Dio vuole che tu agisca. Cosa ti sta chiedendo il Signore di fare? Non necessariamente parliamo di iniziare una comunità, fare una missione dall'altra parte del mondo. Tutte le grandi cose iniziano dalle piccole cose. E forse la cosa migliore con la quale noi possiamo iniziare è come fece Ester con il suo popolo, con un bel digiuno. Vedete, stasera, forse per la ventesima volta, Dio mi ha ripetuto la stessa cosa. No, stasera digiuno perché sono la pizzeria. Voi non avete idea da quante settimane, Dio mi sta dicendo devi fare un digiuno di 3 giorni, perché c'è qualcosa che deve cambiare nella tua vita. C'è qualcosa di nuovo che sta per arrivare. E se non sei sensibile non la saprai riconoscere. Il digiuno non cambia Dio, non cambia il diavolo. Il digiuno cambia noi perché ci rende più sensibili all'ascolto della sua voce. Come è iniziato il ministero di Gesù? Il digiuno di 40 giorni. Tutti vogliamo essere benedetti, a nessuno di noi piace cambiare, perché a tutti noi piace essere come siamo. Ma se vogliamo vedere Dio all'opera nella nostra vita e attraverso la nostra vita, dobbiamo passare da una rinuncia. Che ci piaccia o no, non più la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Amen. Chissà che Dio non ti stia parlando proprio in questo momento, che Dio non ti abbia portato qua o ti stia facendo ascoltare là o là. Per dirti di un cambio epocale nella tua vita. Vi ricordate di cosa abbiamo parlato all'inizio? Cosa abbiamo pregato all'inizio? Ora ci sto pensando. Che Dio rendesse questa serata unica. Determinante. Determinante.
qualcosa, un punto fermo per nella nostra storia da ricordare. Stasera il Signore mi ha ricordato ancora una volta, devi digiunare. Devi digiunare, perché quello che sta per arrivare puoi anche non capirlo bene, perché arriva, ragazzi, arriva, quello che Dio farà, arriva, il problema è essere pronti, riconoscerlo, perché chi lo riconosce si metterà su quella onda con una plancia da surf, chi non lo riconosce sarà travolto come un pezzo di legno, arriverà alla riva, un po' malconcio. Però dobbiamo essere protagonisti e non spettatori di quello che Dio fa. Che ne dite? Amen. Amen. Eh? Non stasera, ma che ne dite la prossima settimana se ci facciamo un bel digiuno? Amen. No, digiuno no! Scusami. Digiuno, non si mangia! Ma no, vabbè, chiaramente poi su questo apriamo un altro argomento, poi se qualcuno magari... sarebbe bello poterlo fare insieme, sarebbe straordinario un digiuno. Non tutti possono farlo nello stesso modo, comprendetemi, si parla di stare insieme, di andare insieme come corpo, prendiamo una decisione insieme, sì, siamo insieme, perché capiamo insieme, non è una persona, è un gruppo di persone che capisce che Dio sta per fare qualcosa. Amen. Dove due o tre sono radunati nel mio nome, io sono lì in mezzo a loro, e se due di voi si accordano per chiedere qualcosa, quella sarà concessa dal Padre mio che è nel cielo. Non è la quantità, è l'unità che fa la differenza. Ma se un gruppo insieme si mette insieme con un solo accordo, vi dico che qualcosa di straordinario nel mondo spirituale accade. Amen. Alziamoci in piedi un attimo, dai, preghiamo. Tra l'altro questa cosa che era presente giovedì mi sembra che lo scritto ce l'abbia già detto, ve lo ricordate? Proprio le stesse parole, e certo non ho avuto tempo neanche di condividere con Corrado, ma proprio lo spirito sta andando in questa direzione. E io sentivo anche mentre Corrado parlava come quando una donna deve partorire un qualcosa, un parto che viene ritardato, e c'è una certa, un certo, che poi diventa un malessere quando c'è un qualcosa che deve essere compiuto e non si compie. E io sento che in questa assemblea ci sono alcune persone che vivono questo malessere, cioè vivono col Signore e sono felici di stare, però di fatto non sono così felici. C'è un qualcosa che manca, e questo qualcosa che manca è probabilmente quello che ci sta dicendo il Signore, di non essere nel posto giusto, al momento giusto, a fare ciò che siamo chiamati a fare. Ciò che abbiamo, il Signore ci sta parlando di, non solo di chiamati a fare, di essere con l'autorità che Lui ci concede di fare. Ci sta dicendo molto di più anche su quello che noi siamo realmente, ed è veramente un tempo che non vogliamo... Non vogliamo lasciarci scappare, ma vogliamo assolutamente entrare adesso, tutti insieme, come comunità, anche se poi di fatto uno sta da una parte e uno dall'altra, ma come diceva Corrado, quell'accordo è fondamentale, basilare, perché qualcosa di grande possa cominciare da lì. Mostrerò le tue.
Thank you.
queste preghiere, prendere la responsabilità di qualcosa che hai sempre chiesto che qualcun altro facesse. Forse non ti senti in grado, forse non ti senti pronto, pronta, ma non è né per forza né per potenza, dice il Signore, è per il mio spirito, per il mio spirito dentro di te. Riempimento sempre più di te,
dello spirito di verità, dello spirito che è amore, dello spirito che dona l'unica certezza, Signore, che stabilizza la nostra vita. Tu sei benedetto. Prendi una posizione oggi, fai una scelta oggi, non aspettare domani, fai una scelta oggi, fai una decisione, una scelta di ascoltare la sua voce, di essere onesto con quello che ascolterai, a non essere un uditore dimentichevole. È stato il tuo fallimento nel passato. Non programmare la tua vita sui fallimenti del passato. Non sei un fallito, non sei una fallita. Hai forse sbagliato il momento. Dobbiamo capire cosa Dio vuole da noi e quando Dio lo vuole da noi. Il digiuno ci aiuta in questo, ad essere sensibili, ad essere, ad avere chiarezza, ad avere un profondo discernimento su quello che è la sua volontà per la nostra vita, senza più essere guidati o condotti da sensi di fallimento del passato, da giudizio e da pregiudizio. Grazie Gesù.
Io è da un po' che sento queste parole. Oggi ti ho generato. Amen. Io confermo, conferma della preghiera di Daniela e che Corrado ha cantato, sentivo profondamente nel cuore le parole della scrittura che dicono non per potenza né per forza ma per il mio spirito, dice il Signore. Preghiamo che ognuno di noi possa prendere la propria responsabilità nella posizione che tu gli hai dato, nel tempo che tu hai stabilito. E se bisogna fare cose drastiche per dare dei cambiamenti nella nostra vita, nella nostra nazione, Padre, guidaci. Perché sappiamo che inizia da noi, lo sappiamo. Guida le nostre vite, Padre, e non permettere anche che anche alla fine di questo tempo, mentre mangiamo, mentre scherziamo, ridiamo, possiamo perdere una sola parola, un solo soffio del tuo vento che ci hai dato in questo pomeriggio. Soffia, l'unica cosa da fare è alzare la vela. Grazie Padre, con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Noi ci rivediamo